Buongiorno a tutti, l'assemblea dell'Associazione Radicale Antiproibizionisti. Sì, importante dire subito che abbiamo con noi il Facebook che ci sta registrando, stiamo andando in diretta. Io ho il computer tra l'altro qui acceso e quindi se qualcuno, non dico un intervento troppo lungo, ma vuole scrivere una frase che vuole che sia ricordata in questa assemblea, è benvenuto e basta che me la scrivi in chat e prima o poi la leggeremo a tutti quanti. Naturalmente siamo pochi, questo lo devo dire, lo dico subito anche prima, d'altra parte la mattinata, come si dice, è un po' triste, è un po' piovosa. Io ho fatto gli inviti regolarmente 15 giorni prima dell'assemblea e naturalmente, soprattutto per desiderata avere qua innanzitutto il nucleo fondatore dell'ARA, perché l'ARA nel 2008, quando è nata, che già no? Ebbe un nucleo fondatore e questo era composto da Rita Bernardini, Donatella Coletti, Giulia Simi, Yolanda Castigliani e Claudia Sterzi, che sono io. Io sono presente, Yolanda ci ha mandato un piccolo intervento che poi vi leggerò di saluto e la ringrazio tantissimo e spero di poterla coinvolgere e lavorare con noi sull'aspetto, diciamo, che lega l'antiproibizionismo al carcere, perché Yolanda è veramente una persona che sul carcere ha lavorato per anni. Il suo lavoro merita di essere valorizzato molto più di quanto sia stato fatto. Purtroppo invece le altre tre persone, signore fondatrici, evidentemente non hanno ritenuto opportuno nemmeno darmi una risposta e di questo le ringrazio. Avrei voluto avere qua il gruppo operativo che è quello che l'altro anno presentò una mozione concorrente alla mia perché io desideravo sciogliere questa associazione e devo dire però ringrazio il gruppo operativo perché comunque mi ha permesso oggi di rifondarla senza dover proprio ricostruirla da capo, perché è come se fosse stata congelata, diciamo, per un anno e mezzo. Purtroppo gli impegni assunti in mozione non siamo riusciti a portarli a termine, perché nessuna delle cose che avevamo promesso di fare è stata fatta, se non Marco Marchese, che comunque mi ha consegnato un sito internet perfettamente funzionante ed è nostra responsabilità non averlo poi, non essere riusciti poi a farlo funzionare veramente, però per il resto non siamo riusciti a portare avanti nessuna delle cose, dei buoni propositi che era l'emozione. E quindi adesso di questi non è presente nessuno del gruppo operativo, ugualmente, è presente Marco Pelelli in un video di saluto che adesso è la firmataria della mozione, in un video di saluto che poi manderemo, e purtroppo tutti gli altri almeno al momento non sono presenti e quindi io sono alla presidenza di questa assemblea, però siccome fra gli ospiti ho una persona che mi è particolarmente cara, e che particolarmente sento il suo impegno sincero e profondo sull'antiproibizionismo, la voglio invitare al tavolo di presidenza con me ed è Mina Guerri, che sono veramente contenta di avere con noi. Quando vuoi Mina, poi ti puoi accomodare quando vuoi, se stai più comoda lì non è un problema assolutamente, quando vuoi, senza problemi. E sono felice perché Mina per me rappresenta sicuramente, innanzitutto mi rappresenta la battaglia antiproibizionista per la legalizzazione dell'eutanasia, anche quella è una battaglia antiproibizionista, attiene alla libertà di morire invece che a quella di vivere, ma la morte fa parte della vita, anche se scoccia ricordarla, qualcuno si sta toccando, però questa è la verità e quindi ecco, è così. E quindi apprezzo particolarmente questa battaglia perché è veramente espressione dell'antiproibizionismo profondo, ma anche sull'antiproibizionismo, sulle droghe, Mina c'è sempre stata vicina, sia sull'aspetto della terapeutica, ma anche sull'aspetto della ludica e quindi sono veramente contenta di averla con me e di invitarla con me alla presidenza. I problemi che l'Associazione Radicale Antiproibizionisti si era trovata ad affrontare l'altro anno erano di diversa natura e speriamo di essere riusciti a trovare alcune soluzioni che poi, diciamo, illustrerò meglio e proporrò meglio. Il problema principale era la mancanza di un'altra figura che facesse da tesoriere, che non c'era, infatti all'Assemblea di Firenze del 2009 ci fu Andrea Mauri che si propose molto gentilmente di fare il tesoriere pro tempore, però così l'ha fatto, diciamo, per fare un piacere a me più che per veramente interesse alla cosa. Lo ringrazio comunque, ha finito il suo mandato già l'altro anno. Io quest'anno comunque ho delle proposte da fare che poi in sede di candidature. E l'altro problema naturalmente era quello legato all'economia dell'associazione. Ed era completamente sorretto unicamente da me, è vero che ho raccolto sempre le iscrizioni e i contributi, però è anche vero che ogni volta che c'è stato da andare a un convegno, che c'è stato da andare a fare un intervento, produrre documenti, è un carico che mi sono sempre sopraccata io e alla fine devo dire che sono molti più i soldi che ho speso di quelli che ho incassato,
e quindi da questo punto di vista mi sento perfettamente a posto con la mia coscienza, però riconosco che ci sarà bisogno sicuramente di trovare dei metodi di finanziamento e di riuscire a trovare proprio la maniera di farla vivere anche dal punto di vista economico, perché come si sa, senza la base economica è difficile, molto difficile anche fare attività. Anche su questo ho delle idee che poi vi illustrerò e vediamo un po'. Un'altra problematica, è legata ai rapporti fra l'ARA e il Partito Radicale e i Radicali Italiani. Ringrazio i Radicali Italiani perché tutto quest'anno e mezzo di congelamento dell'associazione ha continuato regolarmente a mandarmi comunicati sul sito e a darmi visibilità attraverso il sito di Radicali Italiani, quindi assolutamente non ho niente da eccepire su questo. Purtroppo la realtà della quale io molte altre volte già mi ero lamentata in qualche modo, cioè il fatto che si fosse un po' ognuno per sé e nessuno per tutti e che le iniziative sull'antiproibizionismo fossero spezzettate in tante piccole iniziative personali che poi non trovavano coesione, quindi erano meno forti perché non c'era proprio l'unione, questo problema è rimasto, forse si è addirittura aggravato. Io più volte ho già ricordato che nel corso di quest'anno a un certo punto abbiamo avuto ben quattro iniziative in piedi, tutte completamente scollegate una dall'altra e senza nemmeno che si comunicassero l'uno con l'altro. C'era Mario Staderini che raccoglieva le firme per Radicali Italiani sulla mozione per le sale narcosale e la libera coltivazione domestica sulla cannabis terapeutica. Contemporaneamente c'era Rita con la sua iniziativa di semina, raccolta e distribuzione alla Camera dei Deputati. Contemporaneamente, un mese o due prima, c'era stata una conferenza stampa al Senato con Letti e Torduca, ed era sempre sull'aspetto, mi sembra, legato alla diffusione dell'AIDS in seguito alle strategie proibizioniste sulle droghe pesanti. C'era stata una conferenza stampa sull'aspetto economico con Maurizio Turco e Carla Rossi alla Camera dei Deputati. Tutte queste iniziative però non trovavano assolutamente nessun riscontro l'una con l'altra e nessuna comunicazione l'una con l'altra, e questa veramente è una maniera di sprecare le energie. Io ripeto un'altra volta questa mia osservazione, che vuole essere critica, naturalmente non è che spero che cambia tutto all'improvviso, però da parte mia, ancora adesso, a distanza di 5 anni dall'inizio di questa avventura con l'ARA, io ribadisco sempre la mia disponibilità invece a lavorare in stretta collaborazione con tutti, ad appoggiare e sostenere quelle che saranno le iniziative che il Partito Radicale e i Radicali Italiani vorranno mettere in campo sull'antiproibizionismo, riservandomi però di fare anche di mie, anche in unione con altri gruppi antiproibizionisti, il che mi sembra una cosa comunque sempre importante, perché quello su cui ha sempre campato il proibizionismo è proprio sul fatto che i gruppi antiproibizionisti sono divisi e dividendoci lui impera. E quindi fra le mie idee c'è proprio quella di meglio coordinare i gruppi antiproibizionisti sia a livello nazionale, ma anche possibilmente anche su un livello europeo e transnazionale. Il momento è favorevole, nonostante che in Italia ora mi metta a sedere, forse riesco un attimo di campo, ma no. Come vedete. Dunque, il momento è favorevole, almeno per quanto riguarda le politiche sulle droghe. Finalmente io dopo, almeno 56 anni, dopo 40 anni di onorate battaglie sul proibizionismo e sull'antiproibizionismo, finalmente ho cominciato a vedere qualche spiraglio di luce, perché veramente per tantissimi anni sono andata avanti che le uniche voci che dicevano la guerra della droga è un fallimento erano state unicamente quelle dei radicali. Io questo ritornello che sento in casa radicale, anche dalla mia voce, ma dalla voce di altri, ormai da 40 anni, 30 anni, la guerra della droga è un fallimento, i danni della guerra della droga, il proibizionismo ha fallito, però erano cose che venivano ascoltate o con fastidio o con ribrezzo o al massimo con divertito, con un sorriso di divertimento, come dire, gli sballoni, no? Che il sindacato di quelli che si fanno le canne, appunto. E invece finalmente questa frase, la guerra della droga ha fallito, sta diventando qualcosa che noi leggiamo sui giornali di tutto il mondo negli ultimi mesi, veramente in crescendo. È un vento di legalizzazione che soffia in tutto il mondo e che ci fa veramente bene sperare. Magari purtroppo l'Italia sembra che resterà un po' un'isola infelice in tutto questo, però sta anche a noi far sì che possa invece diventare anche qui un'isola felice rispetto alla legalizzazione.
ci sono tantissime novità, la maggior parte di voi le sanno quasi tutte, però magari ripeto quelle più grosse che ci sono state negli ultimi tempi. E naturalmente parto dai referendum americani, che hanno visto nello stato di Washington, nello stato del Colorado, la vittoria del referendum per la legalizzazione dell'uso ricreativo. E questo è particolarmente importante perché non si parla soltanto di cannabis terapeutica, uso ricreativo di cannabis, si sta parlando adesso di droghe leggere o di non droghe o come volete chiamarle. L'uso ricreativo non era mai stato legalizzato da nessuna parte, veramente appunto a livello in cui con uno strumento di democrazia diretta viene legalizzato in questi due stati, tra l'altro qui è presente Eleonora Mongelli che su divertiamo.it insieme a Eleonora Palma ha scritto un ottimo articolo su questo argomento al quale potete attingere se volete informazioni maggiori proprio su questi due referendum. Hanno vinto, e questo è veramente una vittoria storica, perché è una legalizzazione del tutto completa anche per quello che riguarda o riguarderà in qualche modo le licenze di vendita e non soltanto il consumo ma anche la vendita e la possibilità anche di coltivare 6 piante in casa propria. Quindi è un bel allargamento e questo è una delle cose che sono successe. Prima ancora c'è stato molto interessante e forte l'appello dei presidenti attualmente in carica. Ah, mi dico nel chat che se, siccome ti ho invitato alla presidenza vorrebbero vederti accanto a me, non soltanto, ma in questo momento è arrivata con noi una rappresentante del Partito Radicale Transnazionale, perché c'è la consigliera generale Sabina Gasparini, e naturalmente io in quanto appunto ci rappresenta il partito e anche perché ci fa piacere avere la presidenza con noi, la invitiamo alla presidenza, così siamo in tre, spero che ci piacciamo di più in tre, invece io da sola. E quindi benvenute. Bene. Allora, prima ancora di referendum americani c'era stato l'appello del tre presidenti attualmente di Messico, Colombia e Guatemala. E questo è un fatto particolarmente importante perché grazie. Non sono ex presidenti, come fino adesso tutti gli appelli che erano stati rivolti all'ONU in favore della legalizzazione erano stati appelli di ex presidenti, ex primi ministri, ex capi di polizia, tutte comunque persone che una volta già arrivate in fondo alla carriera trovano il coraggio di uscire dallo scoperto. E invece finalmente ci abbiamo avuto tre presidenti attualmente in carica che all'inizio di ottobre hanno rivolto un appello all'ONU e al segretario dell'ONU in particolare, proprio direttamente perché si possa avviare una revisione delle politiche sulle droghe a livello ONU, e quindi anche questo direi che è un grande passo avanti e veramente ha degli aspetti che non erano imprevedibili fino a pochi anni fa. Ci sono poi diverse posizioni all'interno dei paesi latinoamericani che poi sono quelli che stanno sopportando, diciamo, le tese veramente enormi della World Drug, perché hanno avuto poi una ricaduta di corruzione politica, di corruzione delle forze dell'ordine e di violenza sociale, che è inutile che io vi ripeta perché già l'abbiamo illustrata in tanti. E del numero di decine di migliaia di morti in Messico, ma non soltanto, come in Colombia e sicuramente anche altri continenti, io penso all'Africa, penso anche all'Asia, stanno sopportando dei carichi enormi a questo livello, mentre magari i paesi più consumatori, Europa, America, sopportano più le ricadute a livello proprio sociali. Comunque, diciamo, i latinoamericani veramente hanno sopportato delle ricadute enormi e stanno affrontando poi in maniera diversa, ma tutti quanti, è in corso una revisione della legge sulle droghe in Cile, è in corso una revisione in Colombia, in Messico ugualmente, e il presidente dell'Uruguay, che è veramente un personaggio singolare, che veramente un ex guerrigliero, Quirino Pamalos, il quale ha rinunciato al 90% del suo stipendio, vive con 900 euro al mese, con la sua vecchia Volkswagen macchina che aveva anche prima, Mujica si chiama, e anche a praticamente due guardie che sorvegliano il piottolino che porta a casa sua in mezzo alla campagna, e questo è il presidente dell'Uruguay. E lui propone invece una soluzione del tutto diversa da quella che è la legalizzazione, propone invece una soluzione di monopolio totale dello Stato sulla cannabis.
per cui pensa di coltivare, mi sembra, 200 ettari, perché lo Stato coltivi 200 ettari proprio a cannabis e che lo Stato soltanto può saperlo. Ci sono anche dei movimenti diciamo, che spingono invece per tutt'altro tipo di legislazione, cioè che spingono invece perché si è permessa l'autocoltivazione e che vedono un po' questo monopolio dello Stato un po', non dico come il fumo negli occhi perché sembra una felice battuta, ma insomma, che vedono questo insomma come poco liberale, e giustamente perché insomma, non voglio lo Stato, però a un certo punto sono sempre tentativi in ogni caso di andare oltre a quello che è stato fino adesso il proibizionismo, che è stato assolutamente soffocante e fra l'altro imposto a tutti i paesi in maniera uguale. Questa è una delle cose che fortemente è stata sostenuta nei documenti della Global Commission, che è una commissione indipendente formata con luogo da Kofi Annan, che è ex segretario dell'ONU, ma anche da una serie di ex presidenti, appunto come dicevo prima, che ha prodotto due documenti, uno l'altro anno, che era la guerra alla droga fallito, appunto, uno quest'anno, nel quale invece si mette a fuoco esattamente nello specifico l'argomento del come le strategie proibizioniste sulle droghe pesanti aumentino e incrementino la pandemia di HIV e AIDS. Anche questo è un aspetto molto importante, che deve essere lontano dall'essere risolto, perché si comincia a parlare della legalizzazione della cannabis e della coltivazione della cannabis e della pianta della coca per le popolazioni andine. Ancora poi sarà un passo successivo quello di affrontare molto probabilmente il discorso delle droghe anche pesanti. E quindi, diciamo, da tutto questo lavoro della Global Commission poi appunto derivano anche tutte queste varie movimenti nei paesi latinoamericani, che poi sono iniziati ancora prima, diciamo nel 2000 è stato tentato l'esperimento in Portogallo di legalizzazione del consumo, per cui ha permesso ed è permesso tuttora di tenere una certa quantità sia di droghe leggere ma anche pesanti, di cosiddette droghe leggere ma anche pesanti, e a distanza di 10 anni i risultati sono stati assolutamente soddisfacenti, nel senso che il consumo non è diminuito, perché il consumo non diminuisce, molto probabilmente è sempre stato lo stesso dai tempi dei fenomeni preistorici di sostanze stupefacenti, però non è neanche aumentato, come invece fa mettere i proibizionisti, cioè si lascia libero, tutti si drogheranno, non è vero affatto. Quello che è diminuito, ed è quello che dovrebbe interessare sia i proibizionisti che gli antiproibizionisti, sono diminuiti le tossicodipendenze e quelle che si chiamano i consumi problematici, cioè sembra che le persone in caso di legalizzazione siano poi in grado piano piano di affrontare un consumo critico e consapevole, come lo può essere dell'alcol, come può essere dell'alimentazione, di qualunque altro tipo di sostanza. A livello europeo diciamo che ci si muove un po' in un'altra direzione, sì, anche sicuramente sulla revisione delle leggi, però in questo senso diciamo sì, in Portogallo abbiamo avuto di recente, proprio l'altro giorno, la Cecoslovacchia, cioè la Repubblica Ceca, che deve essere Repubblica Ceca, ha aperto completamente la coltivazione, la vendita della marijuana per uso terapeutico, della cannabis per uso terapeutico, l'ha completamente diciamo aperta, ma anche all'autocoltivazione. Si sta cominciando a pensare anche di poter legalizzare l'autocoltivazione. La Repubblica Croata, leggevo addirittura ieri, perché c'era anche lì qualcosa sulla cannabis terapeutica, diciamo sì, è vero che la cannabis terapeutica sta servendo un po' da cavallo di Troia, come si dice, per appunto riuscire a rompere la barriera delle leggi più restrittive. E sicuramente il problema non è l'uso ma l'abuso, come mi segnalano dalla chat Yolanda Castigliani, certo questa è una cosa che ho ripetuto tantissime volte, non è soltanto lui, il problema non è l'uso ma è l'abuso e la dipendenza, l'abuso è la malattia acuta, l'intossicazione acuta, la tossicodipendenza, l'intossicazione cronica, naturalmente qui siamo nel campo delle malattie. Però la legalizzazione sicuramente accresce la responsabilità e la consapevolezza dell'uso, e quindi in questo senso, ed è dimostrato, non è soltanto una cosa che dico io perché mi fa piacere dirla, ma è dimostrata da una serie lunghissima di esperimenti sia medici che sociali. Dicevo, l'Europa si è mossa un po' in un'altra direzione, nel senso che sono nati prima in Spagna, adesso da giugno ad adesso centinaia, anche in Francia, ma anche in altri paesi, Slovenia, Austria, c'è cioè una serie di altri paesi, dove sono nati i social cannabis club, che sono una forma di, diciamo, disobbedienza civile in qualche modo, perché sono, specialmente in Francia, dove la coltivazione è vietata da come in Italia, perché sono club di libere persone che si riuniscono, si fanno una tessera, si tesserano e all'interno del club è possibile, diciamo, si prende l'impegno di coltivare e di consumare cannabis
che non deve assolutamente uscire né dal club né dai soci che, che ne fanno parte naturalmente, ed è una forma di disobbedienza civile perché è pubblica, quindi quando uno annuncia che fa questo tipo di club, prende il nome degli iscritti, nome e cognome, sede legale del club e tutto quanto, è una comunicazione pubblica e quindi rispetta proprio le forme della disobbedienza civile. E quindi è interessante come esperimento. Io fra le altre cose auspico fortemente la formazione del primo cannabis club italiano e anzi spero che molto presto si possa riuscire, però partendo da questa assemblea, partendo dall'associazione radicale antiproibizionista, si possa riuscire a mettere in piedi il primo social cannabis club italiano, anche naturalmente sull'esempio e sul modello di quelli che già ci sono, specialmente dal confronto con gli amici antiproibizionisti francesi, che sarà importante e interessante perché loro appunto hanno una legislazione che vieta in maniera assoluta l'uso della coltivazione della cannabis. Mentre per esempio in Spagna è permesso, mi sembra, 5 piante a testa, ora magari sbaglio, sono 4 oppure 6, però sono numeri, diciamo, comunque un certo numero di piante a testa è ammesso, e allora si capisce che se 200 persone si mettono, si consorziano, diciamo, siamo a 1000 piante e quindi è comunque un bel quantitativo, specialmente indoor, cioè potendolo ripetere a ripetizione più volte l'anno, perché poi indoor naturalmente la coltivazione può essere fatta anche 4 volte l'anno da un raccolto, mentre outdoor è una volta l'anno perché la pianta nasce a marzo e dà i suoi frutti a settembre-ottobre, e quindi diciamo rientra più nella realtà. È sempre una disobbedienza, infatti ci sono state polemiche anche in Spagna. A Barcellona è stato perquisito un social cannabis club, arrestata lì per lì la persona che lo diceva, perché sembra che ce ne fosse molta più della quantità di chi ci doveva essere, insomma ci sono dei problemi anche lì, però la Francia sicuramente si è trovata a dover affrontare un problema molto più grosso perché la coltivazione è totalmente perita, come infatti come abbiamo detto anche io recentemente ho intervistato Sabina Gasparini proprio su questo argomento e lei ci ha raccontato come la coltivazione sia assolutamente perita come in Italia. E quindi mi interessa molto anche riuscire a capire loro come si stanno ponendo, come hanno fatto, come le forze dell'ordine hanno reagito, perché questa è proprio una dichiarazione di reato, quando io dichiaro che sto coltivando e consumando, come in Italia, già questo di per sé, in Italia il consumo non è reato, è un reato amministrativo, ma la coltivazione è un reato proprio penale, perché ricordo ancora, se ce ne fosse bisogno, che in Italia se ti trovano una scimmia di canapa in casa, se tu l'hai comprata all'estero comunitario in piazza, che proprio vedendo è assoldato dal narcotraffico e dalle mafie, e quello è un reato amministrativo perché tu consumi, se il quantitativo è sotto un certo limite è un consumo, se tu la stessa quantità ce l'hai in casa perché te la sei coltivata, quello è un reato penale, e questo è veramente un assurdo, io credo anche giuridico, oltre che proprio logico, è proprio un assurdo giuridico totale che non ha senso e che andrebbe sanato molto velocemente. C'era una proposta di legge proprio a firma di Rita Bernardini su questo, non so che fine abbia fatto, non ne ho avuto più notizia, però è depositata, e proprio per equiparare la coltivazione al consumo, la coltivazione domestica naturalmente, qui non si parla di 5 ettari, si parla di una coltivazione domestica. Tra l'altro un controllo sulla coltivazione sarebbe opportuno perché purtroppo, anche se è molto difficile tagliare la cannabis, però è molto facile farla crescere oltre i suoi limiti con pesticidi, fertilizzanti, boccioni vari che al momento, essendo un mercato clandestino, sono completamente controllati, nessuno li controlla, e quindi poi non si sa effettivamente, anche lì non si sa cosa si fuma, è possibile anche tagliarla purtroppo con la polvere di vetro, questo viene fatto abbastanza spesso, perché la polvere di vetro rende il peso naturalmente maggiore, ma anche dà quel cristallino sulle foglie che dà l'impressione di essere bella resinosa, e quindi è stato trovato diverse volte appunto durante i sequestri cannabis tagliata con la polvere di vetro, ed è una cosa pericolosissima perché proprio questa polvere di vetro va nei polmoni e vengono i pneumotoraci e la gente, non dico calcatore, ma insomma rischia forte. E tutto questo fa parte dei danni del proibizionismo, che io in questa introduzione sinceramente non starei un'altra volta a illustrare i danni del proibizionismo, i vantaggi economici, perché penso di avervi spiegato, non ce la faccio più proprio, una cosa che ormai non è quasi impossibile assolutamente. E tra l'altro io ringrazio ulteriormente Libri TV, oltre che per il fatto di farci la diretta in questo momento, ma anche perché è stata la prima che mi ha dato un fantastico spazio, che è Leggera Euforia, che è un programma che adesso sta andando in onda il venerdì sera,
intorno alle 11 in genere per parlare di questi temi di antiproibizionismo, oltre che naturalmente Radio Radicale, con la quale da due mesi ho una, per me almeno, interessantissima collaborazione, nel senso che martedì mattina alle 6.55 ho un quarto d'ora di notiziario dal fronte della guerra alla droga, e di questo naturalmente sono felice perché ho occasione di poter trasmettere informazioni e, diciamo, in qualche modo anche, spero, stimolo politico su questo argomento. E... ah sì, vabbè, ci sono delle polemiche in chat che non vi riferisco nemmeno perché ho già polemizzato abbastanza all'inizio del mio intervento e penso di aver detto veramente tutto quello che si poteva dire sul tutto quello che si poteva dire su quelli che sono i rapporti interni del partito, eccetera. Non intendo, all'inizio l'ho detto pregiudicamente anche per darvi conto di chi c'è e di chi non c'è, delle persone che ho invitato e soprattutto del gruppo fondatore e del gruppo operativo, però sinceramente non voglio prendere questa occasione per andare oltre su questo argomento perché mi sembra inopportuno. E quindi adesso, visto che comunque sono già una ventina di minuti, 25 che sto parlando e magari mi sto anche annoiando, però passo un attimo. Io naturalmente, se ho convocato questa assemblea è perché desidero rimettere in piedi l'associazione, altrimenti per chiuderla non importava nemmeno convocarla, bastava semplicemente lasciare che le cose rimanessero come stanno. E quindi alle persone presenti che già si sono iscritte, che spero anche alle tante che si iscriveranno, perché poi partiremo poi molto presto con una campagna di iscrizione e cercheremo anche di crescere e di diventare tanti. Benvenuti a Paola Costo, che è la nostra ospite e ci sta ospitando in questo momento insieme a Maurizio Angioloni in questa sala, che rinnovo i miei complimenti perché ogni volta che ci vengo la trovo più bella, perché poi è eclettica, cioè quando c'è le luci soffuse e le cene è un'atmosfera, quando si fanno queste cose è un'altra, però bella, messa bene e grazie veramente tante. E, dunque, sì, e quindi riprendere l'attività dell'associazione, rilanciarla, rimetterla in piedi, vi ho già detto che avrò delle proposte anche per quello che riguarda le cariche, in sede di candidature, e quindi ho già pronta la mozione generale, diciamo, non è che ve la voglio leggere io subito perché sennò veramente si fa troppo. Comunque la depositerò il termine per la presentazione di mozioni alle 13, quindi c'è tutto il tempo, però me ne serve un attimo per quello che è, diciamo, l'illustrazione di quello che io penso, intendo, vorrei, con l'aiuto di tutti, fare nel corso del prossimo anno di attività dell'Associazione Radicale Antiproibizionista, se tutti insieme decidiamo che la mia idea di rimettere la piede giusta e naturalmente se decidete che io possa essere ancora la segretaria. E quindi diciamo che una delle mie intenzioni, che è un'intenzione che io manifesto ormai almeno da 2 o 3 anni, cominciare a manifestarla insieme a Alessia Bellotto, perché il progetto iniziale era di tutte e due, la manifestammo alla segretaria dei Radicali Italiani, che era già Maria Stavini 2 anni fa, si sembra, o comunque 1 anno e 9 mesi fa, ed è quella di fare un evento, possibilmente anche di più di una giornata, comunque una giornata sicuramente tutta, ma l'importante è che questo evento unisca insieme arte e politica, perché le due cose hanno un richiamo e un respiro e un'atmosfera diversa da quelli che possono essere convegni prettamente unicamente politici, possono anche richiamare più persone. E quindi in questa occasione, diciamo, nella configurazione che io vedo per il prossimo anno, è di far servire poi questo evento, che può essere musicale, teatrale, ci sono anche dei bellissimi spettacoli sulla canapa e sull'antiproibizionismo, ci sono gruppi musicali molto interessanti che comunque hanno dei testi, ma anche della musica e delle cose che sono veramente legate e vanno d'accordo col tema che noi trattiamo. Ci possono essere le mostre, possiamo mettere in piedi una mostra anche fotografica di quadri che richiamino il Serba che Camino, un concorso fotografico per foto che richiamino in qualche modo il tema di corto, video, cioè ci può essere un'infinita gamma da decidere insieme e poi da mettere a fuoco esattamente quale tipo di evento. Però la mia intenzione comunque è di farlo e, diciamo, in questo caso per quest'anno di farlo, diciamo, fra la fine di febbraio e inizio di marzo, e di focalizzarlo su un incontro con tutti gli altri gruppi antiproibizionisti italiani, perché no, anche europei, comunque, diciamo, un incontro nazionale, anche perché per me sarebbe veramente propedeutico a un inizio di raccolta firme sul referendum per la modifica della legge giovanile, quindi la formazione di un comitato referendario
alla scelta formulazione, fra le tante formulazioni di quesito possibile, al decidere come riuscire a raccogliere i fondi per fare un comitato del calendario, perché ci vogliono soldi anche soltanto per stampare i moduli, ma anche per tutto quello che è l'autentica, cioè un'impresa che richiede veramente tante energie e tanto denaro, e io penso che se non la facciamo tutti i gruppi antiproibizionisti insieme, andando oltre a quelle che sono le divisioni politiche, cioè uniti su un obiettivo comune, indipendentemente da essere magari non d'accordo su altri temi, non è importante, però se tutti ci uniamo in un obiettivo comune, perché sono tanti i gruppi antiproibizionisti italiani ma molto spezzettati, secondo me possiamo farci, cioè, si tratterebbe di cominciare a raccogliere le firme autenticate, non queste raccolte firme che ora vediamo anche su internet, che sono unicamente volte a formare degli indirizzari, a volte con degli scopi nobili, che sono quelli poi di contattare le persone poi per avere la firma per il referendum, a volte con lo scopo ignobile unicamente di fare sull'indirizzario e poi magari tartassarli con richieste di contributi e di denaro, come spesso accade. Questo, tanto per specificare, io parlo proprio di una raccolta firme seria, nel senso che sia proprio finalizzata, autenticata, con i certificati elettorali e con tutto quanto quello che è necessario perché poi si possa arrivare a un referendum che io mi sembra che comunque andrebbe all'anno dopo, perché c'è una serie di regole proprio costituzionali che regolano il referendum, per cui sarebbe di raccogliere firme a maggio-giugno e poi avere il referendum per l'anno seguente. Dice sì, passano un anno e mezzo, sì, però se non si comincia non si arriverà mai poi a proporlo. E magari, anche se non va in fondo, può servire da stimolo al futuro governo, che magari sarà di centro-sinistra invece che di centro-destra, e quindi più sensibile, diciamo, in teoria, almeno in teoria, a questi temi, magari può servire di stimolo, anche se non si riesce proprio a portarlo del tutto fino in fondo, qualunque cosa possa succedere, però sicuramente il fatto che un certo numero, che centinaia di migliaia di persone, è disponibile a metterci la faccia, a sottoscrivere col suo documento una modifica della fine Giovanardi, può essere un grosso stimolo anche per il governo a legiferare prima ancora di arrivare a un referendum. E quindi penso che sia una via veramente importante da seguire. Con gli altri gruppi vorrei anche poi, appunto, nel corso di questo evento, che io lo vedo come una cosa, per esempio nel pomeriggio c'è un convegno di tutti i gruppi antiproibizionisti, anche delle forze politiche antiproibizioniste, certamente, magari poi la sera invece un evento musicale, potrebbe essere il giorno una cosa teatrale e la sera un convegno, ecco, diciamo tutti questi gruppi che io intendo riunire, con i quali per fortuna mia ho i contatti, diciamo sto raccogliendo e ho i contatti quasi con tutti, perché con il lavoro che sto svolgendo ormai da almeno 2 anni, questo di coordinamento e di riuscire a raccoglierci insieme, sono obiettivo comune, secondo me dovrebbe discutere anche seriamente della possibilità appunto di formare il primo social cannabis club italiano, cosa della quale comunque mi sento anche di prendermi la responsabilità come associazione radicale antiproibizionisti, anche se fossimo da soli, mentre nel referendum io ritengo necessario che siamo in tanti più gruppi, più possibile, sarà molto difficile mettere insieme, perché poi ognuno ha le sue idee personali, chi la vuole tassata, chi la vuole non tassata, chi però le droghe pesanti, per carità di Dio, non ne parliamo nemmeno, chi sì però c'è al più interno quella persona che mi sta antipatica, e uno usa la parola marijuana e non va bene, uno usa quella cannabis e non va bene, cioè c'è un'infinità, ci si a volte abbiamo veramente discusso per 3 giorni su una parola, che veramente dice no, vabbè che stiamo giocando, insomma, c'è del limite a tutto. E quindi io spero che si riesca in questa opera di coordinamento, perché è veramente fondamentale, perché il referendum appunto può smuovere anche, diciamo, il livello politico. E questa è una delle cose che ho intenzione di fare e di organizzare appunto tra fine febbraio e inizio marzo del 2013. Un'altra direzione nella quale vorrei che l'associazione si muovesse, e l'ho messa in funzione come secondo punto, è quella di stringere rapporti e scambi con i gruppi antiproibizionisti europei. E anche principalmente anche questo legato al fatto che la possibilità di la creazione di un social cannabis club deve avvenire un po' sul modello di quelli spagnoli e francesi. Penso anche che comunque tutti insieme siamo più uniti anche su quel livello, per cui sarebbe molto interessante riuscire a creare una rete tra i gruppi antiproibizionisti europei e riuscire a creare un collegamento per eventuali manifestazioni, per iniziative politiche comuni, perché comunque il livello europeo, diciamo, esiste, in teoria sarebbe meglio se esistessero Stati Uniti d'Europa naturalmente, e che tutta la gestione fosse ben diversa, però sta anche a noi, base, cittadini comuni e semplici militanti,
fare sì che in qualche modo questa idea d'Europa entri anche nella testa della gente, oltre che poi nelle alte sale, nelle alte sfere, nelle leggi e in tutte queste cose, in cui in questo momento assolutamente non ho la capacità né l'intenzione di addentrarmi. Però penso che anche a livello proprio di persone, di sentimento che noi abbiamo, sarebbe molto bello poter organizzare dei momenti di incontro, dei momenti anche attraverso, perché poi oggi abbiamo questi mezzi come le web TV, cioè è possibile anche farli online queste cose, sarebbe molto bello organizzare anche dei momenti di incontro e di scambio delle varie realtà e delle varie esperienze anche con altri paesi europei e diciamo allargare un po' il campo dell'Associazione Vaticana Antiproibizionisti, allargarlo un pochino oltre i limiti del livello nazionale. Poi un'altra cosa per risolvere, diciamo per iniziare, per tentare di iniziare a risolvere quello che è il problema economico, cioè delle energie economiche che servono a un'associazione, perché servono, vorrei che studiassimo insieme con chi vorrà partecipare con me, diciamo, a questa avventura, vorrei che studiassimo insieme la possibilità di sottoporre dei progetti a un finanziamento, che sia pubblico che sia privato, sia dei piccoli progetti locali, legati per esempio alla presenza nelle scuole, a un programma tipo di un'ora, una serie di diapositive, una presentazione di informazioni che potremmo tranquillamente, diciamo, vendere, tra virgolette, dalle scuole e sul livello locale piccolo. Sia mi piacerebbe anche molto poter allargare questi progetti a livello internazionale, ma questa è una cosa di quel momento. Non me la sento di dirvi di più perché sinceramente ancora una cosa di informazione e che non penso che sia utile adesso dirvi quello che mi frulla in testa perché ancora ho quella da venire, però vorrei che veramente ci impegnassimo a studiare la possibilità di essere finanziati in qualche modo. Io non ho niente contro il finanziamento pubblico quando è trasparente e quando è corretto su dei progetti che effettivamente vengono realizzati e che spendono in maniera trasparente e chiara i soldi che vengono dati. Io sinceramente non ci trovo nessuna di difficoltà, diciamo, ad accettarli, ma anzi penso che stia proprio alle associazioni politiche di riuscire ad averli, perché ce ne sono tanti che li hanno e li sprecano. Se una su 100 invece li ha e li usa, non è una cattiva cosa. Naturalmente poi il quarto argomento, il quarto punto è quello di sviluppare la presenza telematica dell'associazione e certamente sarebbe utile, al momento c'è un blog che è questo qui che vedete, antiproibizionistiradicali.blogspot.com, che per carità è fatto benissimo, lo faccio io, quindi è fatto bene, è seguito, devo dire che mi dà molte soddisfazioni perché ho molte letture, almeno molte per quelli che sono i miei numeri, si parla di centinaia, non di migliaia, però nel mio piccolo, diciamo, senza nessun tipo di pubblicità, se non quella che vi faccio su Facebook, se non perché va sul sito di radicali.it, ma anche altri siti, altri previsionisti mi rendono i comunicati, quindi le letture vengono fatte anche attraverso di loro, appunto, oltre che su radicali.it, spesso vengo ospitata su legalizziamolacanapa.org, mi fa piacere citarli tutti perché sono veramente amici con i quali stiamo lavorando insieme sull'obiettivo comune, sul sito dell'Avvocato.it, sul sito dell'Avvocato.it, e quindi è interessante anche il fatto che comunque anche attraverso uno strumentino così piccolo come un blog gratuito si possa riuscire ad avere comunque a volte migliaia di visualizzazioni di un post o di un comunicato, però io rimango dell'opinione che dovremmo riuscire a mettere in piedi un sito veramente ben fatto dove si possa trovare possibilmente anche più di una lingua, che sarebbe veramente meraviglioso, perché allora a quel punto si va veramente sul livello europeo dove sia possibile trovare sia informazione ma anche possibilità di coordinamento con delle mappe dove tu, andando nelle varie regioni o nelle varie nazioni magari, puoi trovare dei punti di riferimento e l'attività di coordinamento è sempre un'attività veramente utile a tutti i tipi di azioni e di iniziative. Ho visto finalmente che l'Associazione Luca Coscioni ha messo in mozione quella che è un'idea che io ho sempre detto che è un'idea fondamentale, cioè sulla cannabis terapeutica i medici in rete, cioè che uno possa andare su una cartina dell'Italia, su una pagina web, clicca sul Piemonte e lì c'è il malato X al quale si può fare riferimento perché si è preso l'impegno e l'onere di essere presente e rispondere alle chiamate di altre persone che hanno le stesse difficoltà. Un medico magari in Piemonte che è disponibile a correre il rischio, perché questi medici hanno paura anche, non è soltanto che sono disinformati, qui si parla di cannabis terapeutica, hanno anche paura purtroppo grazie alla demonizzazione della pianta, hanno anche paura di dover subire le conseguenze di quella che è una prescrizione medica. E invece, diciamo, ne potrebbe avere un ritorno, perché alla fine una maniera di legare, di farsi pubblicità per un medico e forse per dei medici giovani,
che hanno il coraggio delle loro idee, magari potrebbe esserci l'interesse a, diciamo, farsi reclami in qualche modo su un sito simile, perché comunque porta loro una serie di pazienti che vanno e hanno bisogno o comunque vogliono accedere ai farmaci cannabinoidi. Questo è il medico decidere se hanno bisogno davvero o no, ci mancherebbe. Però l'idea della pagina proprio web dove tu vai città per città e trovi i contatti, le persone a cui fai riferimento, è una cosa di una semplicità veramente totale, però che per adesso non è stata realizzata da nessuno. Io questa è un'idea che tutte le volte che dall'associazione di Cavoscioni mi hanno chiesto che si può fare con il sito per la cannabis terapeutica, prima cosa questo, perché metti insieme poi tutte le realtà, le persone hanno modo di scambiarsi informazioni e ho visto che finalmente l'hanno messa in funzione, quindi vuol dire che la mia idea era buona ed è stata recepita e ne sono molto contenta. Hanno visto che hanno molto capito anche l'idea di mettere un seme della tessera che io avevo fatto nel 2010, mi sembra. Nel 2010 io avevo di tessera da un seme e ho visto l'associazione Coscioni dove mesi dopo dava i semi, proprio un contributo molto più alto di quello che chiedevo io. Quindi vuol dire che l'idea è piaciuta anche lì e sono contento, vuol dire che ho un'idea buona, peccato che non mi hanno regalato nemmeno un seme, però comunque l'ho trovato in altro modo, diciamo, non è stato importante. E quindi direi che a questo punto vi ho illustrato un po' quelli che sono i rapporti con la civiltà che circonda l'ARA, vi ho spiegato un po' la situazione mondiale, più o meno, naturalmente ci sarebbe da dire un'infinità di altre cose, però mi sembra che sto parlando, non dico da un'ora ma quasi, quindi penso di aver assolto ampiamente il mio compito. E vi ho illustrato quelli che sono i miei intenti, le mie intenzioni per il futuro, e io a questo punto direi che chiederei al nostro tecnico Elio di mandarci il video dove ci sono i saluti di Marco Benelli, il Divino Terma, che ringraziamo molto. Mentre vai in onda il video, chiedo ai presenti di iscriversi a parlare. Abbiamo 9 minuti di video di Marco Benelli. Carissime, carissimi, vorrei tanto essere lì tra voi, ma come Claudia ben sa, per motivi di vario genere e anche perché in realtà io ipotizzo che ci rivedremo a febbraio, e a febbraio, sempre che noi tutti ci saremo ancora, allora verremo a Roma naturalmente e potremo parlare anche meglio. Questo vuole essere semplicemente un saluto cordiale all'ARA, la cui funzione noi riteniamo sia insostituibile. Noi sappiamo che l'ARA, lo sapete anche voi, o almeno molti di voi lo sanno, ha molti nemici, non soltanto fuori dell'area radicale, purtroppo anche dentro. Ci sono persone ben individuabili ed individuate che gradirebbero la scomparsa dell'ARA, che auspicano la scomparsa dell'ARA, per basse, meschine voglie e brame di smodato potere. Si tratta di nullità, che nulla potranno, perché questa associazione svolge un ruolo fondamentale, un ruolo di primo piano, è destinata via più a consolidare questo ruolo e a dare risposte articolate e sensate ad una grande domanda che è fondamentalmente una domanda di libertà. Noi partiamo dal presupposto che l'essere umano è libero nelle sue scelte. Questa era anche la posizione di Locke nel suo secondo saggio sul governo. Bene primario, osservava Locke, è la libertà.
la proprietà della propria persona. Ma che cosa implica la proprietà della propria persona e la libertà consolidata, innata, difendibile ogni ora? Implica naturalmente che l'essere umano sia libero nelle proprie scelte, anche quelle estreme, quindi libero di vivere o di morire. E in questo ampio ventaglio si colloca la possibilità per l'essere umano, qualsivoglia, in qualsiasi parte del pianeta Terra, di cibarsi di ciò che meglio crede, di assumere le sostanze che ritiene più opportune per la propria soddisfazione endogena e per la ricerca della felicità personale, infischiandosene altamente dei pareri di Tizio, Caio e Sempronio, dei quali pareri non ce ne potrebbe calere di meno. L'essere umano è libero di vivere come meglio crede, se ritiene opportuno di dover vivere, ciò che non è sempre scontato, e naturalmente è anche libero del contrario, cioè è libero di morire. Così tagliamo subito corto con quei stupidissimi discorsi che dicono a ripetizione la cosiddetta droga, loro non usano il termine cosiddetta, quella l'abbiamo aggiunta noi, dicono la droga porta inevitabilmente alla morte. Questo è un discorso molto lungo, molto complesso, che se applicato alla cannabis fa veramente ridere i polli. Ma comunque, se vi fossero droghe, tra virgolette, che portassero alla morte, si è chiaro, una volta per tutte, che l'uomo e la donna, e anche i trans, l'essere umano a qualunque sesso appartenga, maschile, femminile o neutro, è libero sia di vivere che di morire. L'importante è che questa sua decisione non ricada, in termini economici, sulla collettività. Ma a parte questa limitazione ovvia, per il resto faccia quel che crede. Si butti dalla scala, si butti dalla lanterna, si butti dal Colosseo, assuma la droga A, B, C, D, E, non ha alcuna importanza, si tratta di libere scelte. Naturalmente questo è un discorso paradossale, un discorso estremo che risponde a stupidaggini estreme che ogni tanto si sentono vomitare da qualche sapientone insulso, sprovveduto e indettente. Quindi tirando le somme, poi naturalmente avremo modo di approfondire questi concetti. Le cosiddette droghe sono di varia specie, alcune assolutamente innocue, altre benefitanti, altre dannose per il fisico, ma quale debba essere la scelta dell'essere umano in rapporto a coteste è un problema dell'individuo, naturalmente, non può essere un problema dello Stato o di questa sconcia oligarchia che ammorba l'aere ubertoso italico. Detto questo, ci sarebbero in realtà molte altre cose da dire, ad esempio sull'assenza di democrazia dell'area radicale, sul fatto che tra non molto si andrà alle elezioni politiche e i radicali non sono stati consultati come noi avevamo chiesto già due congressi fa, non sono stati consultati circa la scelta dei candidati alla Camera e al Senato, per cui non si capisce chi rappresenteranno quelli che andranno alla Camera e al Senato dicendo di essere la pattuglia radicale, visto che nessun congresso radicale li ha mai ratificati o eletti, visto che mai sono state fatte delle primarie, visto che mai i radicali
serenità, nell'auspicio che l'ala prosegua nella sua seconda strada, noi auspichiamo anche fortemente che questo importante movimento culturale e politico sia capitanato dalla persona che l'ha gestito, che l'ha, per così dire, inventato, che l'ha letto, che ne ha sopportato anche personalmente il fondo, anche finanziariamente. E naturalmente ci stiamo riferendo a Claudia Sterzi, che speriamo non molli, che resista, che sia sempre lì una persona su cui si possa fare conto. Quindi il fortissimo auspicio, che credo sia condiviso anche da molti di voi, probabilmente da tutti voi, che Claudia Sterzi rimanga alla guida dell'ARA, la porti avanti con coraggio, con vigore, con impegno crescente, con intelligenza, come certamente Claudia sa fare. Viva l'ARA! A Marco Belelli di Vino Terma, io ho trovato il suo intervento a parte divertente, perché è una persona veramente simpatica, però anche solleva esattamente un argomento importante, che è quello della libertà personale, al di là degli argomenti economici, al di là degli argomenti giuridici, politici e di vario genere. Sicuramente uno degli argomenti a favore della legalizzazione è semplicemente il principio che laddove non c'è vittima non c'è reato, e quindi il comportamento delle persone all'interno della loro, diciamo, sfera di libertà è completamente lecito, ma anche non riguarda assolutamente gli altri, e uno può decidere in casa sua di coltivare, poi naturalmente di coltivare in casa sua, di assumere ciò che vuole, e nel suo giardino o sul suo balcone di coltivare un po' quello che ti pare. È permesso coltivare, non so, l'oleandro, che è una pianta mortale, perché l'oleandro è velenoso e fa morire le persone se non sbaglio, ma nessuno viene in mente di mangiare le foglie dell'oleandro, è chiaro, come nessuno viene in mente di mangiare i funghi velenosi. Esistono dei controlli, uno va a farsi controllare, se uno li mangia per sbaglio tutte le volte, diciamo 999 volte su 1000, per cui semplicemente le persone di fronte a una sostanza che non è proibita imparano a autogestirsi, e non solo, è possibile anche un controllo appunto dall'esterno, e quello che viene fatto su tutti i prodotti che vengono venduti. E quindi direi che è interessante e importante il discorso che lui richiama proprio della libertà, la libertà personale, che è un discorso molto vecchio, come lui cita Locke, infatti, ma ancora da prima, cioè è qualcosa che filosofi, scienziati, politici e, diciamo, comunque studiosi hanno discusso della libertà personale per secoli,